Buongiorno a tutti. Allora, era il 1993 quando nell'allora Champ-Clair Cantù militavano Beppe Bosa, Alberto Rossini e Alberto Tonucci. Sono quindi passati 19 anni da quando nella pallacanestro Cantù non hanno giocato almeno due giocatori della nazionale italiana. E quindi con immenso orgoglio italiano che io oggi sono qua a dare il benvenuto tra di noi a Pietro Aradori e a Marco Piselli. Orgoglio perché sono due grandi giocatori, secondo me. Orgoglio italiano perché fanno parte della nazionale italiana e della nazionale che quest'estate ha fatto qualcosa di stupendo e molto importante. Io penso che loro quest'estate abbiano seminato dei semi i cui frutti andremo a raccogliere nei prossimi anni. Ma tutti noi sappiamo che, per come è fatto il popolo italiano, perché la gente si appassioni a uno sport, ci deve essere la nazionale che fa da traino. E io penso che questa nazionale abbia messo delle fondamenta veramente solide per quello che può essere un cammino futuro. Sono due giocatori che stavamo seguendo da tanto tempo. Quando parlo di tempo parlo di parecchi anni. Secondo noi era venuto quest'anno il momento giusto per provare a chiedergli di venire da noi e fortunatamente hanno accettato. Le descrizioni tecniche, il progetto tecnico, lo faccio chiaramente descrivere a Bruno Aregoni perché io non ne sarei all'altezza. Vorrei darvi solo un paio di concetti che esulano dalle loro caratteristiche tecniche. Cosa ci aspettiamo da loro? Allora, Pietro nelle ultime due stagioni ha giocato a Siena e quest'estate ha giocato con la nazionale italiana. Io penso che per l'esperienza che ha maturato giocando sia a Siena che nella nazionale italiana, credo che abbia vinto quasi tutte le partite che ha giocato, se non tutte, a una percentuale superiore al 90%. E quindi sicuramente ha fatto suo il concetto dell'attitudine alla vittoria. Le sue dichiarazioni alla fine della felicissima esperienza italiana sono state: abbiamo sempre vinto e vincere fa tutta la differenza del mondo. Quello che io mi aspetto da Pietro è che, al di là delle sue caratteristiche da giocatore, abbia portato con sé in valigia questa sua mentalità per condividerla con noi. Marco è reduce anche lui da questa estate stupenda italiana ed è reduce da una bellissima stagione a Pesaro, della quale noi portiamo ancora le cicatrici. Il minimo comune denominatore che ha avuto Marco nella sua stagione a Pesaro e con la nazionale italiana è stato il gruppo. Lui, grazie a un gruppo compatto e unito, è riuscito a spingersi oltre i propri limiti. E io sono certa che lui abbia fatto veramente suo questo concetto, perché ho studiato tutte le sue dichiarazioni. Siccome il gruppo è quello in cui io ho sempre creduto e penso che solo con un gruppo unito si possano raggiungere traguardi inimmaginabili, sono certa che Marco non ci metterà molto a trasmettere questa sua esperienza anche a tutti i suoi nuovi compagni di squadra. Già vecchio, io ho poco da dire, c'è da dire che sono veramente contento di essere qua. Ho davanti a me una grossa opportunità che mi è stata data da questa società, che è quella di disputare sicuramente il 22 settembre la Supercoppa, a cui non ho ancora mai partecipato, e poi ai preliminari di Eurolega. Quindi sarà per me praticamente tutto nuovo da questo lato. Sarà una sfida nuova, una sfida che sicuramente voglio vincere, come penso che vogliamo vincere tutti noi, compresi i tifosi, tutta la gente che ci vuota attorno alla società. Quindi sono veramente contento di essere qua, di aver iniziato questa mattina, e adesso dobbiamo solo cercare di trovare il meccanismo perfetto per far sì che di vincere le partite e di fare qualcosa di veramente importante nell'anno. Pietro, allora io qualcosa in più da dire ce l'ho. Era da un po' che avevo visto Cantù come la mia squadra in cui andare, almeno da un annetto, da quando ho visto come le cose andavano a Siena, avevo visto che Cantù poteva essere la mia squadra,
perché mi piaceva come giocava, mi piaceva il sistema, tra virgolette, come ha detto prima Bruno, in cui i giocatori possono prendersi le proprie responsabilità. E poi nelle mie tante esperienze da avversario ho sempre avuto ottimi riscontri, anche ho parlato anche con tanti ragazzi che sono stati qua, tanti giocatori, mi ha sempre detto che è una società organizzata alla perfezione, e questo insomma è in secondo piano dietro al campo, ma fa sempre la differenza nella scelta di un giocatore, no? Quindi io sottolineo ancora che sono felicissimo di essere a Cantù, che da un po' ci volevo venire e sono carico al massimo. Domande? So che ce ne saranno. Fabio. Sì. Vale, magari per così. Sì, l'uomo indicato come l'uomo della difesa sostanzialmente, no? Credo che a Cantù ci sarà bisogno anche di dare qualcosa in attacco. Lui prima parlava di uomo di raccordo la stagione da Pesaro, quest'anno forse sarà diverso per il ruolo a Cantù. Guarda, adesso stamattina ho parlato un attimo con Andrea, anche lui mi ha detto guarda che ci sarà sicuramente bisogno di averti anche magari un pochino più in attacco di quello che magari ho visto in nazionale, e gli ho detto chiaramente che sono a piena disposizione. Comunque chiaro, partirà tutto dalla difesa, come qualsiasi squadra deve partire tutto dalla difesa, poi viene costruito tutto in attacco. Anche se Messina ha detto il contrario, ma non importa. E quindi ti dico, sicuramente lavorerò bene, lavorerò duro, ho la fortuna di avere sicuramente gli allenatori molto preparati, quindi lavorerò per cercare di migliorare le cose che magari so fare, e sicuramente per far sì di fare anche delle cose nuove che possono aprire la strada magari ancora meglio in attacco. La prospettiva che ci auguriamo tutti di essere il centro dell'Eurolega, in Eurolega e comunque male che vada in Eurocup, comunque per tutte non è esperienze coppe, vero? A parte appunto l'esperienza internazionale della nazionale. Io ho fatto una piccola esperienza, ma giocavo tipo 2-3 minuti quando ero ancora a Trieste, nell'World Cup, però non mi ricordo neanche più praticamente niente. Quindi, come dicevo prima, sarà sicuramente una nuova sfida e ci metterò tutto me stesso. Ho avuto la fortuna di avere quest'estate di essere stato con la nazionale, quindi ho girato l'Europa, ho visto diverse squadre con tipologie diverse di gioco, e mi sono confrontato sicuramente anche con dei centri grossi, possenti. Quindi sicuramente non farò mai un passo indietro, anche se troverò qualcuno davanti a me il doppio, perché comunque so che da parte mia magari avrò altre attitudini a fronte al suo. Buonasera Presidente, a Presidente eventualmente Bruno. Bello il suo riferimento che dal 93 non c'erano due azzurri a Cantù, molto interessante, rimarcato da Bruno, che parla di un'inversione di tendenza puntando su due giocatori italiani di primo livello. Allora, volevo sapere quanto c'è di continuità o di rifondazione in questa nuova annata a Cantù. Io dico che c'è comunque tanto di continuità, perché dal mio punto di vista ogni stagione serve e ti lascia qualcosa. Io penso che nella scorsa stagione tutti siamo cresciuti tantissimo, come se ne avessimo fatte 5 o 6 compresse in una, e ci portiamo dietro un bagaglio veramente prezioso. Quindi, consci di tutta una serie di errori che abbiamo commesso sulla scorsa stagione, siamo ripartiti sempre con le stesse idee. Noi siamo sempre gli stessi, pensiamo sempre la stessa cosa, ossia pensiamo che vogliamo creare un gruppo unito dove non ci sia un giocatore più importante degli altri, ma dove non ce ne sia neanche uno meno importante degli altri, e vogliamo giocare bene. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo cambiato qualche attore, ma nulla di più. Quindi per me il progetto continua così. Dal punto di vista tecnico, Bruno? Diciamo che i giocatori adatti al modulo, o dovrete cambiare qualcosa, adattarvi
Beh, io credo che, va bene, credo che da tutti, vabbè, da noi, l'abbiamo detto sempre, il regista è il perno intorno al quale ruota tutto. Il regista è il nostro allenatore, questo è un dato di fatto, e la continuità da noi è data dall'allenatore, è data, questo è il suo quarto anno, ecco, e quindi è chiaro che l'impronta la dà lui, non ci sono dubbi, la data la dà e la dà lui. È chiaro, altresì chiaro, che una delle doti fondamentali degli allenatori, adesso lo dico io e lo dico per lui però, è l'elasticità mentale, è la duttilità, è sapersi adattare anche alle situazioni. Io credo che questa dote al nostro allenatore assolutamente non manchi, per cui è chiaro che il nostro sistema si adegua anche ai giocatori che ha. Noi abbiamo, ripeto, fatto una squadra in controtendenza rispetto alle altre stagioni. È vero anche che siamo trovati spiazzati, perché noi l'anno scorso avevamo, cosa avevamo? 6 stranieri e 6 italiani. Avevamo, era 6 stranieri e 6 italiani. Quest'anno noi eravamo tutti pronti, se andava bene a rimanere così, ci siamo trovati con 7 stranieri e 5 italiani. E questo ha spiazzato un po' tutti, perché nessuno si. E di questi 5 italiani uno era un passaporto. E questo ha spiazzato un po' tutti, ha spiazzato perché chiaramente ha rivoltato un po' la frittata sul tavolo. E noi ne abbiamo approfittato, abbiamo perso qualche giocatore, però siamo stati capaci di prendere due giocatori italiani importantissimi. Mentre quindi prima i nostri giocatori italiani alla fine erano un po' più marginali, adesso i giocatori italiani sono diventati importantissimi, sono diventati. Ecco, questa è sicuramente un'inversione di tendenza nella continuità di un sistema che scende da un allenatore estremamente capace ed estremamente importante, che è quello che poi segna il corso della nostra società in questi anni. Domande? Cioè, se Pietro se la cava senza neanche una domanda, secondo me lo offendiamo subito. Quindi Vogliamo chiedere se sento un po' la responsabilità di portare a Cantù un po' l'effetto magico della nazionale, insomma, fuori c'erano già i tifosi in coda per gli abbonamenti, insomma, è una responsabilità, un onore, non so come. No, guarda, sicuro è. Allora, è sia una responsabilità che un onore. Io per il tipo di giocatore che sono, ma soprattutto il tipo di persona, più mi sento responsabilizzato, più rendo meglio, tra virgolette. E questa è una mia caratteristica e mi piace essere così. E indubbiamente è bello, io penso sia bello che veniamo sia io che Marco da una bella esperienza nazionale, come ha detto la presidentessa, la nazionale unisce il movimento, lo supporta, lo spinge. Quindi penso sia una bella cosa arrivare in una società, in un club, in cui magari si riesce a vendere qualche abbonamento in più proprio per questa cosa. Che la nazionale avrà vinto e Cantù è stata molto brava a prendere due giocatori che sono stati importanti quest'estate, a portarli nel suo palazzo, e questo la gente lo nota e lo apprezza venendo a fare la fila per prendere l'abbonamento, il biglietto per la prossima partita. Marco, ti mancherà il mare? Mi mancherà il mare? No, tutti quelli che mi hanno detto se mi mancherà il mare, ho detto di no, perché tanto qua vicino c'è il lago, quindi adesso ci posso. Poi gli sarà organizzato. Poi gli dalla montagna lui. No, non vengo dalla montagna. È un problema. No, ma secco, una domanda magari cercherei di eludere. Cosa pensi di trovare in più a Cantù? Che nella passata stagione dove eri già un giocatore centrale, non solo di posizione. Guarda, a Cantù trovo tante cose, in cui trovo sicuramente, come dicevo prima, la fortuna di partecipare a una Supercoppa, che a Pesaro, nella società dove ero prima, non l'avevo ancora mai fatto. Ho la fortuna di fare il preliminare di Eurolega, direi che sono già due cose importantissime. Ho la fortuna che
che è una società dietro che comunque l'anno scorso ha giocato l'Eurolega facendo molto bene, quindi è una società pronta, una società che ha voglia di fare, ha voglia di costruire, punta molto sulla pallacanestro, una città che vive per la pallacanestro, e quindi sono tante cose messe assieme, quindi direi che sono tante. Ora vivere la pallacanestro se sei abituato a che peso aspetta, un po' meno pettegolo forse, canto di peso. Però... Guarda, questo non lo so di preciso, io ti dico, durante la stagione, inizio stagione, c'era il pubblico, sì, però è arrivato tutto il pubblico nel momento in cui siamo andati al top, che abbiamo giocato i playoff, siamo arrivati a gara 5 con Cantù, allora è ritornato un po' l'entusiasmo, perché prima l'entusiasmo secondo me era stato un po' perso, vista l'annata prima e l'annata prima ancora. Quindi ti dico, questo è stato sicuramente bello, che noi con la squadra avevamo riportato l'entusiasmo. Invece qua a Cantù c'è sempre stato l'entusiasmo da molti anni, quindi è bellissimo viverlo così sempre. Mi raccomando perché ragazzi, perché questa è l'unica squadra che dove i tifosi vi ringraziano che quando perdete non vi si abituate. No. Grazie. Pietro. Le responsabilità ti caricano. E penso che la prima partita ufficiale della stagione è la Supercoppa contro Siena. Cantù la Supercoppa l'ha vinta una volta, e quella volta la vinse contro Treviso, il cui ex Dante Calabria fece una partita meravigliosa. Quindi me l'hai già buffata. Esattamente. giusto per allentare la pressione. Bellissimo. Ci dedichiamo in parità, Roberto. No, ti chiedo, ecco, già il gusto di... Insomma, di giocare per una coppa che tu hai già vinto e hai vinto scudetti, però insomma, di giocarla contro Siena. È una Siena completamente diversa da quella che tu hai lasciato, però comunque sia è una Siena nella quale ci sono due anni. No, chiaro. Io appena ho deciso di venire qua a Cantù, che a inizio era fine giugno, poi è diventato ufficiale inizio luglio, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la partita il 22 settembre. Pensa, siamo a settembre adesso, sono passati due mesi, è da due mesi che ci penso, e non perché tanto sia la mia squadra, perché è il primo trofeo della stagione, è un trofeo che conta, e noi assolutamente, parlo per me, parlo per tutti gli altri, scenderemo in campo assolutamente per vincerlo. Gli anni passati, non l'anno scorso, ma mi ricordo ancora quando io ero a Siena, ok, veniva visto come un trofeo che non contava, poi finiva 3 più 30 più 40. Gli ultimi anni, mi ricordo l'anno scorso che Cantù è stato un passo veramente a vincerla, ha acquisito un'importanza che negli ultimi anni non aveva, quindi quest'anno penso e vogliamo che sia la volta buona.